Carissimi amici, buonasera e bentornati sul canale per i patetici digitali. Questa sera prenderemo in esame le origini della medicina. La medicina sembra aver avuto origini nella mitologia. In particolare furono il centauro Chirone e il suo discepolo Asclepio a insegnare per primi l'arte di curare i malati. Però, tramite pratiche e riti magico-religiosi celebrati presso i templi dove venivano portati i malati. Le scuole di medicina sorsero a Crotone, a Rodi, a Cnido e a Cos, dove Ippocrate elevò la medicina a livello di scienza, ossia di conoscenza perseguita con un metodo preciso. I medici inizialmente esercitavano la loro arte presso botteghe o in dimore fisse o addirittura viaggiando. Anche se la medicina greca ha avuto il suo antecedente presso gli antichi egizi, la medicina è considerata una creazione dei greci. Ippocrate insegnò medicina ad Atene e scrisse oltre 50 trattati che formano appunto il Corpus Ippocraticum, la più imponente documentazione antica di carattere scientifico che ci sia pervenuta. Di dubbia attribuzione a Ippocrate sono altre opere, dal titolo L'antica medicina, che è un'opera che rivendica appunto l'autonomia della medicina, Il male sacro, scritta in polemica contro la mentalità della medicina magico-religiosa, Il prognostico, che è la scoperta della dimensione della scienza medica, l'opera L'epidemia, che è un'importante raccolta di casi clinici, alcuni aforismi e il celeberrimo giuramento di Ippocrate, cui fanno riferimento ancora oggi i medici. La scienza medica deve, in quanto scienza, le sue origini proprio alla razionalità della filosofia. Tanto la scienza medica quanto la filosofia si interessano dell'uomo nella sua complessità. Se la scuola medica italica aveva ripreso i quattro elementi di Empedocle, acqua, aria, terra e fuoco, per spiegare la salute come mescolanza armonica dei quattro umori, sangue, flegma, bile gialla e bile nera, Ippocrate ne prende le distanze proprio nel trattato dal titolo Le epidemie, esponendo le malattie che si sono diffuse nell'isola di Taso. E fa dell'arte medica un'attività empirica, quindi basata sull'esperienza e precisa, elevando tale disciplina a statuto di scienza rigorosa nel suo operare. Quella stessa peculiarità che è tipica della filosofia. Noi abbiamo già detto in altri video che la filosofia è una disciplina rigorosa. Ippocrate codificò la prognosi, che per il filosofo appunto rappresenta una sintesi del passato, del presente e del futuro nel corso della malattia. Nel giuramento di Ippocrate, il filosofo medico incarna la virtù, il comportamento morale che deve regolare il suo operare, preservando pura e santa la propria vita e la sua arte atta a sanare i corpi, astenendosi dal recare danno e ingiustizia, e specialmente da ogni atto di libidine sui corpi di uomini e donne liberi o schiavi. La civiltà occidentale deve proprio ai greci questo codice che regolamenta ancora, come dicevo prima, la professione dei medici. Per questa sera vi ringrazio per l'attenzione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un grande like e iscrivetevi al canale per essere continuamente aggiornati sui passi della conoscenza. Buona serata a tutti.